Monica Maestro, Alessia Botti, numero 2 Alessandra Bianconi, poi Gaia Garuglieri, Giulia Montemarli, Sara Fabrucci, Lavinia Mannucci, Silvia Riparbelli, Martina Spagnoli, Greta Cagna, Giulia Bolognesi, Larissa Salvadori, Enola Bresciani, Martina Fabrizi, Federica Navari, Chiara Consolo, Chiara Caramelli, Ilenia Giorgi, Martina Fruzza, Eleonora Rossi, le magnifiche ragazze di Miss Italia. Miss Italia, era un salto l'applauso però, sono diventato sordo. Ah no, lo sento, lo sento. Tanto le lasceremo qui tutta la sera, ma non si può! E allora mettiamole tutte belle diritte su questa passerella in modo che la giuria possa vedere, eccole qua, sono partite praticamente in automatico e ora si schiereranno tutte lì e saranno ancora più belle perché saranno tutte strette, sincopate su quella riga come Alessandro Ferrari ha detto loro di fare assolutamente previo punizioni. Le sveglia telefonicamente tutte le mattine alle 5 per tutta questa, quindi loro lige volendo dormire. Io vorrei ricordare ancora una volta che le acconciature di questa sera sono state curate dal gruppo parrucchieri Carmen Savoia Acconciature, con salone in Viale Italia 18 a Castel Franco di Sotto, e da Bizzarra Acconciature di Simona Stasi, con salone in via Musciano 120 a Marti di Montopoli Valdarno. Questo perché lo ripeto? Perché sono riuscite a mettere venute veramente, veramente bene. Grazie, signorine, tornate pure nella posizione originale. No, 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 ferma, ferma, tornate lì, giratevi pure, ma rimaniamo ancora un attimo. Io vorrei che se qualcuno della giuria avesse ancora un minimo dubbio, glielo vorrei confutare. Guardate bene, ancora ora potete aggiustare qualcosina. Bene, vedo che avete già fatto la vostra presa decisione, per cui l'applauso di Pontedera è enorme, le ragazze si accomodano, la numero uno a prepararsi, perché fra poco c'è proprio il momento topico, quello per cui abbiamo fatto tutto questo bailando. Miss Italia, cioè, dobbiamo eleggere la più bella del reame e anche altre fasce, insomma, poi vedremo. Grazie allora a Carmen e a Simona, complimenti a Chiara. Entriamo nell'Olimpo, si dice così, delle prime tre. Terza classificata Miss Equilibra, premia Giorgio Bolognesi, agente di commercio, e anche per lei prodotti del benessere Equilibra. Venga pure al centro, dottor Bolognesi, si accomodi lì. La terza classificata Miss Equilibra è la numero 15, Chiara Consolo. Chiara, ecco il prodotto Equilibra. Ecco qua Alessandro Ferrari interviene. Siamo pronti per la foto. Perfetto. Eccolo lì. Si scattino le foto. Un grazie a Giorgio Bolognesi, un complimentone a Chiara Consu. La seconda classificata Miss Rocchetta Bellezza, premia Laura Baggiani, ex partecipante a Miss Italia, finalista Salso Maggiore con il titolo Miss Cinema Toscana 2011. Questa me la sbasciucchi anch'io. Ben trovata. Accidenti, devo dire che, che ne pensate? Direi che Laura, qualora ti venisse voglia, prossimo anno questo, noi siamo qui. La ragazza seconda classificata riceve i prodotti del benessere Equilibra e un omaggio firmato Rocchetta. La seconda classificata Miss Rocchetta Bellezza è la numero 9, Greta Cagna. Miss Italia, Miss
Greta Cagna, ecco qua. Gli omaggi equilibra e Rocchetta, ma direi soprattutto la gioia di fare la foto con Laura Baggiani, finalista Salso Maggiore, tanta roba, lo auguro. A Monte Catine, vabbè, stiamo meglio in casa e fuori. Guarda che bellezza, me la farei anche una, poi la faccio dopo, va. Forza, clic e clac, veniamo. Madonna ragazzi, tutta la sera. Complimenti, grazie, 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 complimenti a Laura, complimenti a Greta. Ci siamo, il momento è quello. Goblin. Prima classificata, Miss Di Gusto. Premia Bartolo di Caterina, titolare della pasticceria Di Gusto, che ospita la selezione del concorso Miss Italia. Il padrone di casa. E in rappresentanza di Miluna, il signor Michele Benvenuti, titolare a gioielleria Benvenuti, corso Matteotti 97 a Pontedera e anche presso il centro commerciale Panorama, sempre a Pontedera, che, fammelo vedere, ha portato il gioiello Miluna, nuova collezione. Allora io vorrei chiedere a Bartolo se quando gli è venuta in mente di fare sta serata pensava a un casino, sì, nel senso a questo bailam. No, è stata una bella serata. Serata, ringrazio anche tutti gli sponsor che ci hanno dato una mano per poterla realizzare, il comune, la Confesercenia, tutti quelli che ci hanno dato una mano. Il mio amico Ugo Bartolini che ci ha dato una grande mano qui a fare tutto. Quando uno sceglie amici poi lavora anche meglio. Sì, da tutti non stanno nulla. È vero, gli amici non costano nulla, mia sempre però. Allora invece abbiamo qua Mister Michele Benvenuti, il quale ha portato questo collier che ci descriverà in due parole. Parole sono, è un trilogy di perle, quest'anno è il pensiero che Miluna fa a tutte le concorrenti, finalista di una selezione e anche della finale di Miss Toscana. Ma perle sono perle in imitazione? Sono perle. No, sono perle vere, naturalmente sono perle di acqua dolce, sono coltivate diciamo nei laghi, però sono sempre... sono coltivate in lago, però sono sempre perle e il in ostrica. In ostrica. E il filo? È la base in argento. Che bellezza. Sono da donna? Direi proprio di sì. Meno male. Miss Di Gusto. È solo una e ha il numero... Il numero... Ma se l'aveste chiesto a voi? No, per sapere. Che numero sarebbe? 11, 8... No, 8 anche di qua, 10, no, 1 no così signora, faccia, così è brutto, 1, 2, 11, 8, vabbè, diciamo che potrebbe essere tra quelli che avete detto, io siccome so che scoppia casino, mi metto un angolino, se non rischio, voi state nel mezzo perché ve la siete cercata, ecco qua. Prima classificata Miss Di Gusto, numero 8, Martina Spagnoli. Martina Spagnoli, la più bella del reame. Fatemelo dire poi a te. Lei, vuoi o mendiro? O cos'è? O cosa gli aveva? Oh, è della matita! E lei, Martina Spagnoli, la corona Miluna, questa è ovviamente un facsimile, ma gli auguriamo tutti quanti, come lo auguriamo a tutte le nostre miss, di arrivare presto a calzare quella vera. Intanto però vero è il gioiello Miluna della nuova collezione. Bene, 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 ottimo lavoro della giuria, ottimo lavoro delle nostre meravigliose miss, ottimo lavoro del pubblico di Pontedera. Abbiamo fatto la foto, ringraziamo quindi Michele e Bartolo, siamo stati perfettamente in orario, abbiamo rispettato le regole e è giusto che si rispettino. E allora, cominciando da Caterina, prima classificata, poi la seconda, poi la terza, poi la quarta,
poi la quinta, poi la sesta, poi la settima e poi dalla numero due a seguire le altre. Un saluto da parte di Sirio Star, di Miss Italia, della signora Mirigliani, per quanto possa essere gradito anche di Gaetano Gennai, cioè il sottoscritto. Vi auguriamo con questa sfilata di bellezza di passare una meravigliosa vacanza e che tutto vi vada sempre nel migliore dei modi. Grazie, buona serata a tutti, grazie.